Ciao bellezze! Allora, come promesso, eccomi qui a mostrarvi le agende che ho usato nel corso di questi anni. Non sarò qui a mostrarvi le pagine perché ognuno ha un privato che non vuole far sapere ad altri. E le agende che ho utilizzato in passato e che ancora tutt'oggi utilizzo racchiudono anche alcuni momenti particolari, alcuni pensieri specifici, quindi preferisco evitare di mostrare singolarmente, pagina per pagina, l'agenda. Mi soffermerò piuttosto sulle caratteristiche generali delle agende. Partiamo con questa qui. Questa è l'agenda appunto che comprai nel penultimo o ultimo incontro cartopazza, adesso non ricordo, vi lascio il link nell'info box nel caso. Ed erano quegli incontri che organizzavo tempo fa appunto con ragazze che si interessavano alla cartoleria. L'acquistai nel negozio dell'Uomero, non mi ricordo il nome, però penso che nel video ci sia tutto quanto, quindi vi rimando al video. In tal caso, in quel periodo mi fissai molto con questa giornaliera qui e volevo un'agenda appunto per scriverci i vari momenti quotidiani della vita. L'agenda già di per sé è parecchio pesante, poi ovviamente con le decorazioni e tutto è arrivata ad esplodere. L'ultima parte di questa agenda non l'ho mai usata perché appunto a un certo punto era diventata un mattone, cioè già è un mattone e sinceramente non me la sono più sentita di decorarla e di scriverci sopra, anche perché comunque col fatto di viaggiare spesso mi era quasi impossibile portarla dietro, visto che comunque non c'è alcuna decorazione su questa agenda, sono appunto fogli bianchi a righe, cioè semplicemente è un foglio bianco a righe, ho scritto lunedì, l'anno, il mese e appunto il giorno. Il resto nel decorarla era appunto tutta opera mia. Mi pare di avervela anche mostrata in un video, quindi non sto qui nel dettaglio a mostrarvela, ma magari appunto vi dico cosa ne penso adesso dopo tanti anni, dopo un anno circa, in quel video che magari cerco di mettervi tutto quanto nell'info box, ma se andate sul canale trovate tutto quanto, ve la mostrare dettagliatamente. Ad oggi posso dire che è un'agenda molto bella. È un'azienda appunto classica, quindi il nero fa sempre la sua porca figura. Il motivo per il quale appunto la conservo è il fatto che ci sono scritti tantissimi ricordi sopra della mia gravidanza e anche del parto. Però appunto vedete che a lungo andare anche le pagine stavano uscendo da questo lato, non era più e si è deformata parecchio, insomma. La consiglierei a quelle persone che comunque sia lavorano a casa e appunto gli occorre un'agenda da tavolo. Portarsela in giro, decorarla assolutamente no, anche perché il dorso, come vedete, si è tutto quanto consumato. Mi pare che fosse intorno ai 20 euro praticamente. Quindi per me questa qui, per il mio stile di vita, se possiamo dire, è bocciata assolutamente. No, ovviamente la conservo per i ricordi che vi ho detto poc'anzi. La seconda cosa che ho provato a fare, che non è andata a buon fine, è il bullet journal. Il bullet journal mi sono resa conto che non fa assolutamente per me. Difatti acquistai questo bullet journal per usarlo a mo' di appunto bullet journal. E quindi volevo qualcosa di mio rispetto al precedente, è molto più sottile, la grandezza più o meno siamo lì, si sì, circa un po' più grande il bullet journal, era carina la cosa, quindi volevo provarci, alla fine non ci sono riuscita e difatti alla fine questo bullet journal lo sto usando per esercitarmi con il lettering, con i disegni, alcune pagine mi pare di averle anche pubblicate su Instagram se non erro e quindi faccio delle piccole decorazioni e mi esercito con i doodle e quant'altro, ma assolutamente sì, prove di colori nel caso che acquisto colori nuovi, ma assolutamente no per il bullet journal. L'idea questa qui del bullet journal in questo modo qui, poi specialmente questa collezione qua mi piacque tantissimo, però assolutamente no, continuerò ad averlo in casa per esercitarmi e sicuramente non andrà a finire la scatola dei ricordi, però non per bullet journal ma bensì come quaderno per esercitarmi appunto. L'agenda che vi parlai nel video appunto la mamma Mr. Wonderful è questa qui, Dream Create and Go For It.
un'agenda che inizialmente avevo in una bustina per non, appunto per non macchiarla. Alla fine però poi si è macchiata lo stesso, avanti e dietro, è un macello. E l'agenda che pesa meno, cioè è decorata ragazze, ma pesa meno. Sarà che ovviamente il mio criterio appunto è andato un po' a scemare, quindi meno decorazioni, meno stencil, meno decori, meno stickers, scusate, riesco a gestirla meglio. Questa l'acquistai alla Rinascente per 15 euro e appunto è non datata. All'inizio ho messo degli stickers così molto semplici, tra cui alcuni di Tiger. È formata da... aspettate che cerco di beccare una parte in cui... sì, questa qua va. È formata in questo modo qua. Abbiamo appunto una visione mensile non datata in cui volete scrivere il mese e anche i giorni. C'è questo e poi si compone di settimana su due pagine in cui abbiamo un riquadro per le note praticamente. Qua scrivete il mese, la crocetta col mese e appunto i giorni così segnati. Si divide un pochino come la sorta di agenda, mattina e pomeriggio, mentre io utilizzavo il tutto così. E inizialmente vedete che avevo uno stile abbastanza riduttivo, se così vogliamo dire, scrivevo il necessario e nel riquadro qui era solita scrivere appunto, aspettate che metto questo perché ho paura di scordarmi determinate cose e farvele leggere, non per cattiveria, ma appunto ci sono cose personali. Ecco qui, c'è un po' di barba. La utilizzavo anche nei giorni a seguire, boom, ho ucciso qualcosa, ecco qua vedete, perfetto. Segnavo le cose che bene o male facevo tutti i giorni sul lato e poi appunto mettevo i giorni di settimana in questo modo qui e mettevo le crocette ogni volta che effettuavo quella cosa, quindi ginnastica, il 3 l'ho fatta, il 6 l'ho fatta, l'8 l'ho fatta, il 2, il 4, il 7 no, così non dovevo riportarlo nel riquadro sotto, mi occupava meno spazio. Alla fine qui l'ho sempre utilizzato per scrivere delle frasi praticamente che mi colpivano di telefilm o film che vedevo, oppure a volte mettevo delle foto fatte con la Polaroid, quindi con la Instax mia figlia, che poi ovviamente ho tolto sia da questa che dalla prossima, vi farò vedere, e le ho inserite in un album apposito di Tiger che vi mostrerò poi. Devo dire che questa è l'agenda che appunto ho utilizzato fino all'ultimo, come vedete, cioè non c'è più una pagina. Qui sì, ho fatto anche le prove con le penne Tiger, quelle colorate, e alla fine avevo fatto circa un color code con i pallini che però non ha funzionato. E devo dire che questa comunque come agenda è stata quella che mi ha spinto a continuare e a ricercare appunto l'agenda fatta in base alle mie esigenze. Questa è un'ottima soluzione perché appunto vuoi una cosa che sia sottile, che comunque sia decorabile, ma che abbia di base una sua struttura. Questa è molto molto carina. Dopo di questa qui, appunto, visto che questa purtroppo l'ho terminata ad aprire, questa qui sul sito Libraccio che vi ho mostrato in un video anche. E devo dire che questa è identica a quell'agenda lì, cioè è spiccicata. Come al solito, vi ho detto che il tab nell'agenda che adesso ho acquistato mi servono tantissimo, in quanto ogni mese li mettevo appunto con queste etichette per facilitarmi. E il segnalibro, appunto, era una decorazione oppure una bomboniera, quello che sia, da riuscire a prenderla subito. Come è strutturata questa agenda, ve l'ho fatta già vedere, ma ve la rifaccio vedere. Appunto, la struttura è identica, boom, è identica a questa qui che vi ho mostrato prima. Come vedete, abbiamo, cerco di farvela vedere quanto è più possibile, ok? Abbiamo sempre uno schema su due pagine, entrambe le parti, e abbiamo praticamente sempre un riquadro dove scrivere le nostre note o bene o male quello da fare. La differenza è che qui abbiamo delle linee appunto tratteggiate o meno che su cui andare a scrivere puntinate e lì invece no. Devo dire che entrambe queste agende mi hanno fatto capire appunto lo stile di decorazione che voglio continuare a intraprendere sull'agenda, ma soprattutto a capire essenzialmente cosa mi occorre e cosa non mi occorre. Il ritorno a una giornaliera parte dal fatto che
in alcune pagine, voi vedete, ci sono post-it a non finire, perché appunto lo spazio in alcuni punti è davvero poco, specialmente se calcoliamo che il sabato, aspettate che, okay, sabato e domenica sono strutturati su un unico spazio. E per quanto riguarda appunto, a volte voglio scrivere ricordi oppure conservare foto, non va bene, quindi voglio riprovare, questo è il parco ittico, voglio riprovare a usare una giornaliera però strutturata appunto in questo modo qui, e per questo la mia scelta è un'altra volta sulla Mr. Wonderful, però giornaliera. Queste erano le agende per il momento, il mio pensiero dopo l'uso di queste agende. Fatemi sapere se voi avete usato qualche agenda di queste qua, se, come vi siete trovate, i vostri consigli su un futuro utilizzo, magari come sfruttarle o non so, tipo sicuramente appunto queste tre andranno nella scatola dei ricordi, come ho detto, e questa qui sarà ancora parte integrante della scrivania per esercitarmi per quanto riguarda il lettering. Se vi fa piacere, posso anche fare un video in cui appunto mi esercito e magari ci diamo consigli in questo modo. E nulla, vi mando un grosso bacio, vi invito a seguirmi sulla pagina Instagram e alla prossima. Ciao bellezze!